casa del gigante. E che significa? Non lo so, ma sembra interessante, quindi mi sa che dovremmo entrare. No, 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 aspetta, aspetta. Ma chi è questo gigante? E poi è gigante, non sarà pericoloso? Non ho idea, ma sembra così carino e colorato, quindi mi sa che dovremmo proprio scoprirlo. Andiamo! Oh, mamma, mamma. Sei sicura, Dominique? Oh. Guarda! Oh. Ma cosa? Oh, mamma, Eric, ma cos'è questo posto? Ma è un posto con cose giganti! Che cosa? Cosa sono? Queste sono delle pantofole. Sì. Sono delle pantofole a forma di cacca. Ma che fai? Che fai? Lei provi? Ma cosa fai, Eric? Ma chi ti ha detto che ti ci puoi mettere? Io le pantofole. Wow, hai dei piedi giganti. Nel nome non ho una H. Sono fiero, sono contento. Nelle pantofole io sono dentro. Da quando sai cantare rap? È l'America che mi fa questo effetto. Buongiorno ragazzi! Io sono Eric. E io sono Dominique. E che siamo noi? Che siamo noi? Insieme! Insieme, sì, insieme! Mono come lo vuoi. Ma che strano, sembri minuscolo! Ti è caduto il cellulare? Siamo in America! Stavamo passeggiando tranquillamente in giro per la città quando a un certo punto siamo entrati in una casa gigante ed è davvero tutto gigante qui! Queste cose sono delle uova in una confezione! Ma sono bellissime! Dove vai? Dove vai, Eric? Non puoi arrampicarti dappertutto! Non so se puoi farlo! Sono attaccate! Sei un uovo anche tu adesso! Questo qui è un caffè gigante! Vuoi provare a berlo? No, guarda che non funziona. No, non penso che puoi versarlo, non staccarlo, Eric. Che strano. Non cade. E questo è un rossetto gigante. A cosa serve? Serve ad un gigante per truccarsi. Ci sono delle labbra così gigantesche. Ma pensi che questi oggetti siano di qualcuno? Esiste davvero un gigante così gigante? Non lo so, dico solo che questo posto è molto strano. E questa scarpa è bellissima. Guardate che bello. Wow, una scarpa col tacco rosa. Dove però, invece di metterla ai piedi, posso sdraiarmici. Aspetta, che bello. Wow, questa scarpa è una misura 4002. È comoda questa scarpa. Dominique, guarda, c'è anche una finta libellula gigante. Libellula, dove la vedi? Lì, guarda, è là. Eric? Wow, sembra quasi vera. No, Eric, quella è vera, è una vera libellula, è un insetto gigante. Come vera? Sul serio? Non è tutto finto qui dentro? Oh, hai ragione. Si muove! Sì, scusa mia cara libellula, non volevo disturbarti. Wow, è gigantesca. Non ho mai visto una libellula così grande. Oh, che paura. È bellissima. Oh, che paura, se si mette a volare. Tranquilla, è andata di là, tranquilla. Ma questa è una ciotola per cani giganti? Direi proprio di sì, ma è così grande che è più che una ciotola, sembra una vasca, guarda! Wow, che bello! E ci sono dentro le palline! Sì, ma non posso farti. Fammi spazio! Ok, wow! Siamo dentro una ciotola! Ti immagini se le ciotole fossero davvero così grandi e i cani fossero così enormi? Si chiamerebbero canosauri! E potrebbero mangiarti! Oh mamma, voglio uscire da qui! Però se ci metti l'acqua diventa una bella piscina! Ma adesso meglio uscire! Questo è il più bello di tutti! Questo è un water gigantesco! Ma come faccio a fare la pipì? Ma è un water! È molto più alto di te! No, Eric, mi sa che tu non puoi fare la pipì lì. Solo un gigante può fare la pipì lì dentro. Se i water fossero così alti, non potremmo usarli. Non puoi entrarci, lascia perdere! Eric, dai, vieni via dal water gigante! Eric! Oh. Eric! Ce l'ho fatta! Come sei entrato lì dentro? Oh, è tutta un'altra cosa da qui su! Quanto è bello il mondo da dentro un water! Ma che dici? Vieni, salta su! Sembri minuscola da qui, più minuscola di prima, vieni, vieni! Anch'io voglio salire dal water! Dai, tirami su! Ma non vale, c'è la scala! Principessa, benvenuta nel mio umile water! Oh, grazie! Ma manca l'acqua in questo water! Sì, Dominique, ma per fortuna non c'è altro! Che
schifo! Speriamo che qualcuno non tiri lo sciacquone, altrimenti addio ragazzi. Bene, e adesso che si fa dentro un water gigante? Sei seduto sul bordo di un water. Non c'è nemmeno la tavoloccia. Vabbè, io scendo, anche perché ho visto quell'unicorno bellissimo. Oh, quanto sei carino, piccolo unicorno. Cioè, piccolo, grande unicorno, scusa, senza festa. Che stai facendo? Eric, non fare male al mio amico unicorno. No, non ce la fai, è troppo grande, è un unicorno gigante. Oh, ce la fai? Che stai facendo? È altissimo questo unicorno. Aspetta un attimo. No! Ce la farà a salire sull'unicorno gigante? Non mi arrendo! Oh, oh, oh ragazzi, ragazzi! Guardate! Guardatelo! Ok, direi che può passare. Wow, ce l'ho fatta! Wow, sei su un unicorno! È bellissimo questo! Vieni, caro unicorno, vieni, vieni qua. E adesso come scendo? Piano! Via! Tutto bene? È ok. Ragazzi, che strano posto. Che ne pensate di queste cose giganti? Qual è la vostra preferita? Scrivetecelo nei commenti. Ma mi sa che da questa parte ce n'è molte altre. Uno studio lavandini. Davvero? A me sembrava un palo. E delle cuffie giganti. Se si sentisse la musica sarebbe fortissima. Vieni da questa parte attraverso questa porta a forma di orsetto. Oh, guarda. Oh, la libellula. Oh, ancora qui? No, ma questa scarpa è gigante, voglio assolutamente indossarla. No, no, non puoi indossarla, Eric, attendo la libellula. Si sale da qua? Ma che fai? Non puoi arrampicarti sempre ovunque. Oh, Eric, fa piano, ci cacceranno. E se fosse un gigante a cacciarci, come la mettiamo? Ma no, non c'è nessuno. E il gigante poi nemmeno se ne accorge. Ah no? Ci sono le telecamere. Come le telecamere? Sono ovunque. Come ovunque? E me lo dici solo ora? Dovevi dirmelo prima! Oh, oh, sta attento! Non ti buttare da lì! Attento alla libellula! Wow! Sono difficili da indossare! Guarda, qui c'è una cucina gigantesca! Che bella! E questa è una tazza! Ma è troppo più grande della cucina! Ok, ho deciso che diventerò una bevanda. Magari un buon tè caldo. Oh, 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 mamma, mamma! Ciao! Cosa? Dominique. Da adesso sono un tè. Un tè? E cosa fa un tè? Niente, sta fermo nella tazza. Ma te non puoi essere te, capito? Perché te sei un'umana, non sei te. Se fossi te, già saresti qui. Ma smetti di dire te. Perché? Altrimenti te la prendi? Sei strana lì dentro. Ma comincio a sentire caldo. Mi sto immaginando il tè. Mi sto sentendo un tè. Meglio uscire. Attenta. C'è una lampada gigante. Si accende? Wow, che bello. È già accesa. Non sono mai stata dentro una lampada. Mi sento una formica che gira per casa. Ora so come si sentono le formiche dentro casa. Questa torta è bellissima. Ed è così gigante. Se si potesse me la mangerei tutta. Addirittura, guarda che è tanta. Sembra buona. E c'è anche una mega ciliegia. Che fai Dominica adesso? Oh, oh mamma. Wow! Eccomi Eric! Questa qui è una papera rap! Sono su una paperella da bagno! Vai paperella! Andiamo! Beh, se ti arrampichi tu, mi arrampico anch'io! Oh. Ma è un lama gigante! Bellissimo! È un po' difficile! È scivoloso! È viscido questo lama! Ma che dici? No, non ti offendere lama! Sì, sei... È faticosa questa casa gigante! Oh! Povere formiche, che fatica che fanno. Ce l'hai fatta? Ce l'hai fatta? Ci sono! E sono anche qui sull'ana. Wow! Wow, che bello! Bellissimo questo lama. Ne valsa la pena. Anche se sarebbe più bello se camminasse. Secondo te, l'unicorno di poco fa vuole bene a questo lama? Che? Ma che domande fai, Eric? Che ne so, lo sai che sono finti, no? Secondo te, lama o non lama? Oh, dai, Eric! Che brutte battute. Secondo me non lama. Comunque questa cucina è strana e non è proporzionata rispetto alle altre cose. Ci sono degli sportelli con delle maniglie giganti e un po'... Ah, cosa? Eric! Che ci fai lì? C'è caldissimo qui dentro. Come c'è caldissimo? Oh. Ma è aperto! Ti posso toccare, Eric!
Sì, non c'è il vetro. E non è un vero forno. Come fa questo gigante senza il forno a cucinare quei dolci? Ah, secondo me non può. Non può però. Comincio a pensare che questa casa sia finta. Ma davvero? Qui non ci abita un gigante, secondo me. Ma sei uscito dallo sportello di una cucina? Sì, e si entra da qui, guarda. Benvenuti nella mia cucina. È un armadio. Questo gigante tra l'altro è anche disordinato, perché c'è una sola scarpa e l'altra dov'è? C'è una paperella per vasche, ma la vasca dov'è? Che c'entra qui? Dopotutto siamo in cucina e poi, come se non bastasse, c'è anche una libellula gigante. Cosa ci fa qui? Oh no, non è possibile. Che è successo? Oh no, mi sa che non si sente molto bene. No, povera libellula, io non sapevo che tu stavi male. Se no io avrei provato ad aiutarti. Non so cosa potevo fare, però avrei fatto qualcosa per te. No. Dai, Eric, non fare così. Magari era una libellula molto anziana. Oh, mamma, ragazzi, che assurdo. Eric, non piangere, non penso che potevamo salvarla. Stava male, forse era anzianissima. Povera libellula. Andiamo. No, non voglio lasciarla qui, dobbiamo dare una sepoltura. Lo abbiamo detto ai custodi del gigante e ci hanno detto che ci penseranno loro. Povera piccola. Ma tanto piccola non era, era grande. Che stai facendo? Che stai cantando? Ma cos'è, un funerale? Beh, devo dire che questa cosa mi ha sconvolto. Se n'è andata da eroe. Dominique, dove sei finita? Qui ci sono altre cose giganti. Dominique, ehi. Cosa? Ma questa qui del cartellone somiglia tantissimo a Dominique. Sembra quasi lei. Wow. O magari è Dominique. Ma Dominique, cosa ci fa in un cartellone qui in America? Wow, ma che strano, davvero. Ah, oh mamma. Il cartellone ha preso vita. Ha preso vita. Come fai ad essere dentro un cartellone, Dominique? Sei dentro. Tranquillo, è una stanza. Eccomi qua. Pensavo che dovesse rinchiuso il gigante qui dentro. Non si sa mai cosa può succedere in questo posto dopo la libellula. Dominique, ho trovato dei soldi giganti. E sono anche tanti. È un rotolo di soldi. Questi sono tanti ninni. Cosa sono? Tanti ninni. Cosa sono? Tanti ninni. Ninni. Ma hai problemi di udito? Ninni. Tanti ninni. Ecco. E il regalo? No, no, mi sa che non te li puoi portare. Eric, ti sei aggrappato dei soldi. No, 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 no. Ma questo è bellissimo, no. Un panino con l'hamburger gigantesco e una bibita gigantesca. Dove vai? Ma no, ma non puoi entrare dentro il panino. Oh, ok, sei un hamburger anche tu. Che puoi fare? Lo sai che non ti mangia. Stai cadendo? Sì. È bellissimo. Vorrei tanto un panino così grande. Sarebbe bellissimo. Sai che cos'è quello che sto guardando? Cosa? Un Mac Eric menu large. Anzi, extra large. Sarei buonissimo. È comodo per dormire? Sì, abbastanza. Sei su un letto di lattuga. Sali anche tu, vieni. E adesso il Mac di insieme è pronto. Hai ragione, è comodo. Aspetta, mi spalmo anch'io. Buono. Wow, Dominique, sei buonissima. Cioè, bellissima. Sei bellissima su questo hamburger. Buono. Sì, buonissima. Che stai facendo adesso, Eric? Sì. Dove vai? Dammi la mano, io e te staremo insieme per sempre, come l'hamburger. Ma di che stai parlando? Dammi un bacio qua. Tutto questo non mi sembra molto romantico, anzi, è strano. Come strano? È bellissimo! E come si fa a giocare con questo se non ci sono le frecce giganti? Scusami, Puoi essere tu la freccia gigante, vai! Beh, quasi c'entro. 9. Ora tiro io. Dominique, potrei anche abituarmici, potrei anche vivere in una casa per giganti dopo tutto. Sono anche alto. Alto? Ciao, io ho scelto questo posto. Io mi rilasserò un po' qui, nella mia scarpa rosa. Sarebbe perfetto.
Insieme, 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 insieme.